Nel suo stato decaduto e peccaminoso, l'uomo è incapace da se stesso sia di pensare, sia di volere, sia di fare ciò che è veramente buono. È invece necessario che egli sia rigenerato e rinnovato nella sua mente, nei suoi affetti o nella sua volontà e in tutte le sue facoltà da Dio in Cristo, attraverso lo Spirito Santo, in modo da poter avere i requisiti necessari per capire, valutare, considerare ciò che è veramente buono.